Pietro Ichino sul Corriere ha fatto notare che anche in tempi di crisi le imprese fanno centinaia di migliaia di contratti di assunzione ogni mese e propone una legge che offre a imprese e sindacati la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato, ma con un controllo giudiziale limitato al licenziamento discriminatorio, lasciando che per i licenziamenti per motivi economici sia un indennizzo crescente con l'anzianità di servizio. Cosa ne pensate voi? Ma noi, insomma, io adesso non voglio parlare, diciamo, per il presidente Marcegaglia, ma insomma parlo appunto col presidente dei giovani in questo momento. Noi l'abbiamo detto addirittura a Santa Margherita, insomma, nel nostro primo convegno che ha un po' lanciato questa nuova presidenza, noi abbiamo parlato di contratti ad personam. Bisognerebbe appunto, io insomma, lo dico e noi giovani lo stiamo dicendo da tempo, utilizzare questo momento di crisi per mettere mano strutturalmente ad alcuni paesi, problemi che questo paese ha, perché altrimenti la crisi quando passerà, perché comunque passerà, noi ci troveremo comunque a essere purtroppo il fanalino di coda molto spesso in Europa, perché il nostro paese ha problemi strutturali.